Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di misure di superficie. Ho già preparato la nostra lavagna e vedete che qua ho disegnato un quadrato. Questo quadrato ho ipotizzato che abbia il lato di un centimetro. Per cui l'area, visto che si tratta di un quadrato, sarà misurata in centimetri uguale a 1 per 1 e quindi sarà uguale a un centimetro quadrato. E fin qua non c'è nulla che già non sappiamo. È interessante vedere però cosa succede se dobbiamo convertire un'unità di misura di superficie in un'altra misura di unità di superficie. Per farvi comprendere come si fa, andiamo alla pagina successiva in cui ho preso il nostro quadrato, il singolo quadrato che abbiamo qua, e l'ho ripetuto 10 volte in altezza e 10 volte in larghezza. Quindi questo quadratone, formato da tanti piccoli quadrati, misurerà 10 cm di lato, ve l'ho scritto in nero, e in rosso ve l'ho fatto in decimetri, ve l'ho scritto in decimetri, misurerà un decimetro. Se voi andate a contare tutti i quadrati che corrispondono a questo grande quadratone, che misura appunto un decimetro di lato, 10 cm a seconda della unità di misura che vogliamo utilizzare, vedrete che questi quadrati sono esattamente 100. Per cui, se noi vogliamo andare a calcolare l'area in centimetri di questo grosso quadrato, avremo che l'area sarà uguale a 10 cm per 10 cm, sarà dunque uguale a 100 centimetri quadrati. Allo stesso modo, se vogliamo calcolare la stessa area, ma in decimetri questa volta, sarà 1 per 1 decimetri, sarà uguale quindi a 1 decimetro quadrato. A questo punto possiamo fare un'equivalenza e possiamo scrivere, visto che dai risultati si evince questo, che 1 decimetro quadrato è uguale a 100, scriviamo, allarghiamo, a 100 centimetri quadrati. Se un'unità di misura di lunghezza per muoversi da decimetri a centimetri noi ci saremmo mossi di 10, avremmo moltiplicato diviso per 10, invece in questo caso vediamo che la differenza è di 100. Per cui la grande differenza che c'è nel fare delle equivalenze tra le misure di superficie rispetto alle misure di lunghezza o alle misure di capacità o alle misure di massa è proprio che non ci si muove di 10 per volta, ma ci si muove di 100 per volta. Possiamo andare avanti e possiamo vedere che vi ho proposto questa scala, per cui se noi passiamo da una unità di misura maggiore, ad esempio chilometri quadrati, agli ettometri quadrati, noi dovremo moltiplicare per 100. Al contrario, se saliamo questa scala, e quindi ci muoviamo ad esempio da ettometri quadrati a chilometri quadrati, dovremo dividere per 100. Possiamo provare a fare a questo punto qualche equivalenza. Abbiamo 8.000 ettometri quadrati, dagli ettometri quadrati ai decametri quadrati abbiamo una posizione a scendere, per cui dovremo moltiplicare per 100. Quindi 8.000 ettometri quadrati diventano 8.000 più due zeri, mettiamoci un puntino, diventano 800.000 decimetri quadrati. Prendiamo il secondo esempio. Abbiamo 3,8 metri quadrati, quindi siamo in questa posizione. Se vogliamo andare ai millimetri quadrati ci dobbiamo muovere di ben 3 posizioni a scendere, quindi dovremo moltiplicare una volta per 100, un'altra seconda volta per 100 e una terza volta ancora per 100. Quindi, se moltiplichiamo la prima volta per 100, il nostro 3,8 diventa 380. Quando aggiungiamo due zeri arriviamo ai centimetri quadrati, aggiungiamo altri due zeri e arriviamo ai nostri millimetri quadrati.
per cui 3,8 metri quadrati diventano 3 milioni e 800 mila millimetri quadrati. Nel terzo caso siamo a 6,5 metri quadrati, dobbiamo andare ai decametri quadrati, quindi dobbiamo salire di una posizione, dovremo quindi dividere per 100. E dividendo per 100 la nostra equivalenza ci dice che 6,5 metri quadrati diventano 0,065 decametri quadrati. Quarto esempio, 9,9 metri quadrati da trasformare in centimetri quadrati. Dobbiamo scendere di 2 gradini, quindi dovremmo moltiplicare 2 volte per 100. Se moltiplichiamo la prima volta per 100, 9,9 diventa 990, e una seconda volta dobbiamo aggiungere 2 zeri e diventano 99.000 centimetri quadrati. Proseguiamo, 23.000 ottametri quadrati, che se li vogliamo trasformare in chilometri, quadrati, se li vogliamo trasformare in chilometri quadrati, dovremmo salire di una posizione e quindi dovremmo dividere per 100, e quindi i nostri 23.000 ettametri quadrati diventano 230 chilometri quadrati. 4 metri quadrati, se dobbiamo trasformarli in decimetri quadrati, dobbiamo scendere di una posizione, dobbiamo moltiplicare per 100, quindi 4 metri quadrati diventano 410 metri quadrati. 50.000 ettometri quadrati, siamo su questo gradino, dobbiamo andare ai decametri quadrati, dobbiamo scendere di 1, dobbiamo moltiplicare per 100, e quindi avremo che da 50.000 dobbiamo aggiungere nuovamente altri 2 zeri, e quindi il nostro risultato diventa 5 milioni di decametri quadrati. 0,081 decimetri quadrati, se li vogliamo trasformare in centimetri quadrati, dobbiamo moltiplicare per 100 perché si scende di una posizione, e quindi 0,081 decimetri quadrati diventano 8,1 centimetri quadrati. 0,074 decimetri quadrati, se li vogliamo trasformare in metri quadrati, dobbiamo salire di una posizione, per cui dovremo dividere per 100, e significa che il nostro risultato diventa 0,0001 metri quadrati. E perché abbiamo spostato, abbiamo dimenticato uno zero, 0,00074 metri quadrati. Per quanto riguarda l'ultimo, abbiamo 1,5 metri quadrati che li vogliamo trasformare in ettometri quadrati, quindi dovremo salire di 2 posizioni, dovremo dividere 2 volte per 100. Se dividiamo una volta per 100 diventa 0,015, ma dobbiamo dividere ancora per 100. Aggiungiamo 2 zeri e diventa 0,00015 ettometri quadrati. Quindi, insomma, l'importante è che quando voi muovete, quando voi dovete trasformare delle unità di misura di superficie, l'importante è che vi ricordiate che ad ogni gradino che fate a salire, quindi da unità di misura di superficie inferiore a una superiore, dovete dividere per 100 ad ogni gradino. Se voi invece scendete questa scala, quindi trasformate un'unità di misura di superficie più grande, tipo metri quadrati, e un'unità di misura più piccola, quindi 10 metri quadrati, andremo a moltiplicare per 100. L'ultima cosa che voglio dirvi per quanto riguarda l'unità di misura di superficie, la vediamo all'interno con questa tabella. Prima facciamo questa equivalenza, per cui possiamo dire che 1 metro quadrato, se noi se andiamo a vedere i sottomultipli, 1 metro quadrato sarà uguale a 100 decimetri quadrati, che se vogliamo andare ancora avanti e scendere, andare nei centimetri quadrati, saranno uguale a 10.000, posso scriverlo qua, 10.000 centimetri quadrati, e saranno ancora uguale, aggiungendo nuovamente 2 zeri, a sono 4 zeri, ne aggiungiamo altri 2 e abbiamo altri 2, quindi sono, ne manca uno, sono 6, abbiamo che sono 1 milione di millimetri quadrati. Quindi 1 metro quadrato
sono uguali a 100, sono equivalenti a 110 metri quadrati, sono equivalenti a 10.000 centimetri quadrati e sono equivalenti a 1 milione di millimetri quadrati. Se consideriamo invece l'unità di misura di superficie, i multipli del metro quadrato, avremo che 1 metro quadrato sarà uguale a 0,01 decametri quadrati, che saranno a loro volta equivalenti a 0,0001 ettometri quadrati, che saranno a loro volta equivalenti a 0,00000 chilometri. 0,001 chilometri quadrati. Se guardate questo schema, vedete che a differenza di quello che abbiamo visto per tutte le altre unità di misura, quindi lunghezza, quelle di massa e quelle di capacità, dove la marca, ad esempio il metro, indica l'unità del nostro numero, in questo caso la marca, il metro quadrato va a indicare sia le decine sia l'unità. Se noi prendiamo questo esempio, ad esempio 12,31 decametri quadrati, l'ho scritto qua sotto, e vogliamo fare la scomposizione, diremo che il primo 1 con la sinistra è una decina di decametri quadrati più 2 unità di decametri quadrati più 3 decine di metri quadrati, 3 decine, scusate, 3 decine di metri quadrati più una unità di metri quadrati. Facciamo anche il secondo esempio, che è 10,31 ettometri quadrati. Anche in questo caso la marca, il nostro ettometro quadrato, indica sia la decina che l'unità, per cui il scosto imposto sarà uguale a una decina di ettometri quadrati più 0, in questo caso unità, lo 0 sono unità di ettometri quadrati, più 3 decine di decametri quadrati più una unità di decametri quadrati. Con questo ho finito, spero che abbiate capito e ci vedremo poi per la prossima lezione. Ciao a tutti!